Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Avete voglia di una ricetta veloce e gustosa? Vediamo noi la ricetta giusta. Oggi prepareremo gli spaghetti di zucchine. Pochi ingredienti, quelli giusti, partendo dalle zucchine. Qui ho 4 zucchine piccole verdi. Ci servirà del prezzemolo, semi di sesamo, olio, sale, pepe e un cucchiaio di aceto bianco. Io per questa ricetta, invece che l'aceto bianco, utilizzerò l'aceto agrodolce per dare una nota pungente in più. Mettiamoci subito i fornelli perché neanche in 10 minuti andiamo a mangiarle. Ho tagliato il prezzemolo in pezzettini piccolini. Ora passiamo alle zucchine. Con un pelapatate, facilissimo, se avete la mandolina pure, andiamo a tagliare tutte le zucchine in striscioline, tenendo la zucchina e leggermente, con delicatezza, tagliate le zucchine. A fra poco. Ora, a parte l'iniziale taglio della zucchina fatto con la mandolina, che vedete essere più stretto, tutte le altre parti della zucchina vanno tagliate esattamente a metà. Noi le abbiamo sovrapposte per facilitarci la vita e le taglio tutte. E poi non ci resta che trasferirci i fornelli. In questa padella ho aggiunto 3 cucchiai abbondanti di olio extravergine d'oliva. L'aglio schiacciato, perché voglio andare a rimuoverlo, l'ho lasciato da freddo all'interno dell'olio, così che l'olio acquisti tutto il suo sapore. Ci siamo quasi per andare a rimuoverlo. Sì, direi che è il momento. E ora non ci resta che aggiungere i nostri spaghetti di zucchine. Vanno aggiunti tutti gli altri ingredienti, partendo dal sale, un bel pizzico, pepe, l'aceto e prezzemolo, una parte. Diamo una bella mescolata, lasciamo insaporire tutti gli ingredienti. Le nostre zucchine devono cuocere per circa 10 minuti, mescolando spesso perché non brucino. Devono cuocersi ma rimanere sempre belle croccanti. E alla fine aggiungeremo poi il sesamo. Il gioco è fatto. Non resta che aggiungere una bella manciata di semi di sesamo, dare un'ultima mescolata e andare a impiattare. Aggiungiamo ancora un pochettino di prezzemolo fresco che abbiamo lasciato da parte, un po' di semi di sesamo e i nostri spaghetti di zucchine sono pronti per essere gustati. Accompagnateli a quello che più vi piace. Noi andiamo subito a gustarceli. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.